Salve a tutti amici di Just for LOL, sono Mr. Buzza ed oggi qui con noi un ospite speciale. Con noi nel nostro studio in Svervegia il nostro traduttore di redazione Ardan, che avrà l'onorato compito di tradurci in modo comprensibile e in italiano cosa dirà il nostro ospite. Ciao Ardan, ti ringraziamo per essere qui con noi. E Salve Mr. Buzza, è un onore essere qui con voi. diamo un caloroso benvenuto al niente poco di buono Yoichi Wada, presidente Square Enix. Benvenuto, presidente Wada. Il signor Wada ringrazia, grazie per avermi invitato, signor Buzza, sono felicissimo di essere qui con voi e, vabbè, signor Wada, vuole del sushi? No, grazie ugualmente, presidente. Il signor Wada dice, l'ultima persona che ha rifiutato il sushi è stato Sakaguchi. Vorrei iniziare chiedendovi il motivo del problema che molti fan lamentano già da parecchi anni. Un calo nella trama e nell'universo di Final Fantasy, che per parecchi anni hanno fatto innamorare migliaia di persone, ma sembrano ormai scomparsi. Perché, Presidente Wada? Il presidente Wada è felicissimo di questa domanda. Mister Buzza, è più facile fare giochi belli e emozionanti con personaggi carismatici, pieni di boss opzionali e città esplorabili e lavorarci parecchie ore con impegno? Oppure fare tre capitoli di Final Fantasy XIII? Mi sembra uno spreco di tempo. Signor Wada, vabbè, la vita è breve, godiamocela. Vabbè, sicuro di non volere del sushi? Dice che è freschissimo il signor Wada. Conferma anche che ce n'è uno con della polpa di riccio. Ma che cazzo succede? E poi chi le ha dato quel sushi? Che ne so io? Sono andato a prenderlo ieri notte e aveva già quel vassoio in mano. Per di più, stava per essere adescato da un travestito. Come fai a sapere che era un travestito? Come te lo spiego? Aveva un pomo d'Adamo grosso quanto le mie palle. Comunque, torniamo a noi, presidente. E cosa mi dice dei titoli che state acquistando dalle altre case come Deus Ex, Sleeping Dogs, Hitman? Sappiamo che molte stanno avendo un discreto successo, soprattutto tra i fan. Siete soddisfatti dei risultati? Molti dicono che la Square Enix si stia trasformando in una grande casa distributrice come la IA, che produce poco o niente e sta perdendo la propria anima. Come risponde a queste accuse? Il signor Wada dice che è tutto falso. Siamo sicuri che il nostro team di Harare in Zimbabwe saprà sfornare titoli di qualità eccelsa. E poi che male sta a subappaltare del lavoro? Lo fanno tutti oramai, signor Wada. Poi il lavoro di Director Gaming non lo vuole fare più nessuno. I nostri giovani preferiscono andare a coltivare i campi di riso, oppure imparare a fare il sushi. Signor Wada, vabbè. A proposito, dice il signor Wada, cosa vuole sul sushi, insomma? Salsa di soia o wasabi? Nessuno vuole il tuo maledettissimo sushi. La smetta! Continuiamo con l'intervista, la prego. Cosa ci può dire su Tetsuya Nomura? Qualche aneddoto su di lui? Certo, dice il signor Wada. Era il lontano 2001, gli americani avevano appena conquistato Iwo Jima aprendo la strada su Okinawa. Io mi rifiutai di andare in guerra. E per colpa di questo gli spiriti dei miei antenati non mi fanno dormire la notte tormentandomi e facendomi fare la pipì a letto. No, aspetta, signor Wada. Sì, molto interessante. Ma Nomura? Comunque, era un giorno grigio e stavamo lavorando allegramente come un palumpa e all'improvviso entra come al solito Nomura, straffatto di crack fino ai capelli, con un alveare di calabroni killer giapponesi sulla testa, gridando: "Cazzo, sì, ho trovato! Finalmente ho la formula dell'ecstasy", disse. "E ora mi serve soltanto una fonte sicura di reddito". E dopo un po' il signor Nomura fece: "Ho trovato! Un gioco con personaggi Disney. Vai in giro per mondi con una chiave gigante per liberarli e combatti contro nemici assurdamente gay". E così, gli feci che si poteva fare. Ci mettemmo al lavoro il giorno stesso e per ringraziarlo gli diedi anche del sushi. No, vabbè, signor Wada, vabbè, non insista. A proposito, dice il signor Wada, il sushi sta finendo, quindi prenda, prenda. La smetta, non lo voglio mangiare. Se non... Vabbè, no, signor Wada, vabbè, il signor Wada dice che se non lo vuole mangiare... No, vabbè, glielo tira addosso. Eh?
Sì, Ah, oh, signor no, Wada, ma che no, 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 schifo, no. non lo lanci addosso, no, Ma no, dove sta passami andando? dagli occhi, no! No, Wada, ma dove sta andando? Si è tolto i pantaloni! È uscito via correndo! Cazzo, sono costretto a chiudere la puntata. A risentirci, amici di Just for LOL. Prendi quel bastardo, Adam, voglio Ma mettere il che sushi su per cazzo? il c***o!